Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza parlare di videogiochi. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché, visto che siamo entrati nella fase 3.0 del Poroverso, ho deciso di riprendere il discorso di rinnovamento che facevo la settimana scorsa per proporvi un nuovo tipo di video. Un nuovo format, un talk, dove senza troppo editing andrò a braccio per dirvi la mia sul tema del momento. E quale occasione migliore per inaugurare Poro Talk se non quella dell'uscita del nuovo trailer del film di Super Mario. Io ho raccolto le mie idee sul lungometraggio e ho anche preso gli appunti sulla mia cartellina digitale, ma sono curioso di sapere la vostra tanto sul film quanto su questo nuovo tipo di video. Prima di iniziare però vi rubo soltanto un attimo per parlarvi dello sponsor di oggi. Poracci, io sono emozionatissimo perché questo è il primo sponsor del canale e significa che sì, dai, la conquista non violenta di internet.poro sta dando i primi frutti. Quindi grazie a tutti, ma soprattutto grazie a PUBG Mobile per aver sponsorizzato il video. Con 50 milioni di utenti attivi al giorno e oltre 1 miliardo di download in totale, PUBG Mobile è uno dei Battle Royale free to play più famosi al mondo. Oltre alla classica esperienza da Battle Royale in solitaria, in doppio, in squadra, ci sono ben altre 10 modalità di gioco e tonnellate di contenuti aggiuntivi in cui perdersi tra un TG Poro e l'altro. E dopo collaborazioni assurde con serie di successo come Spider-Man ed Evangelion, ora è arrivato il momento di un evento speciale a tempo limitato dedicato alla Coppa del Mondo 2022. Visto che quest'anno non possiamo tifare la nazionale durante i mondiali, a questo punto il campionato del mondo ce lo godiamo su PUBG Mobile grazie a un testimonial d'onore che non ha di certo bisogno di presentazioni. Leo Messi. Il 7 volte pallone d'oro porta con sé un aggiornamento ricco di oggetti unici, come gli scarpini d'oro che permettono di fare scatti e dribbling, 3 differenti skin, 9 armi e tanti altri oggetti personalizzati. Sono già iniziate le attività che vi permettono di sbloccare tutti i contenuti di questa collaborazione e inoltre con l'aggiornamento gratuito Global Chicken Cup i match di PUBG Mobile si trasformano in una vera e propria partita di calcio. Ad esempio la mappa di Erangel ospita un parco giochi dedicato al pallone, ma anche al di fuori di quest'area troverete numerose novità come un nuovo veicolo a forma di palla da calciare, campi da calcio dove cimentarsi con dei tiri in porta e anche dei nuovi oggetti da lancio con cui sorprendere i vostri avversari. E non finisce di certo qui. Vi lascio in descrizione, nel primo commento in evidenza, il link per scaricare PUBG Mobile e scoprire tutti i nuovi contenuti dedicati a Messi e ai mondiali di calcio 2022. Scaricatelo subito così ci si vede in campo e grazie ancora a PUBG Mobile per aver sponsorizzato il video. Punto primo, importantissimo, una premessa doverosa: non vi mostrerò nulla del trailer perché lo avete visto ieri sera in live quello che succede appena si prova a mostrare qualche immagine in movimento del trailer coperto dal copyright di Nintendo o Universal. Quindi, per non farmi bannare dall'esistenza da queste grandi corporation, vi dovrete accontentare del mio faccione. Comunque, iniziamo. Allora, si tratta sì di un secondo trailer, ma in realtà è anche un po' il primo, visto che il filmato che abbiamo visto in precedenza era semplicemente un teaser, un'introduzione che doveva mostrarci un po' l'estetica della produzione e dare un accenno a quelli che sarebbero stati i personaggi principali e anche un po' un'idea vaga della narrativa. Invece adesso abbiamo molte più informazioni a riguardo e la storia sembra delinearsi come una sorta di viaggio di formazione di Mario, il protagonista, che passerà dall'essere un totale imbranato, super impacciato, fino a ricoprire la figura dell'eroe che salverà la situazione, in questo caso il regno dei funghi dall'invasione di Bowser. Possiamo supporre che la storia prenderà il via nel mondo reale, o almeno nel corrispettivo filmico del mondo reale, dove i fratelli Mario lavorano come idraulici e non si sa come, non si sa perché, almeno per ora, vengono trasportati nel regno dei funghi, dove si troveranno poi invischiati in una storia più grande di loro, fino a diventarne gli attori principali. Molti di voi lo hanno definito come un isekai e come definizione calza a pennello, ma vi garantisco che questo tipo di storie esistevano già da prima che esplodesse la fascinazione nei confronti della cultura giapponese. Tanto che, se vogliamo, il film in live action del 1993 parte proprio esattamente dalle stesse premesse e anche Bob Hoskins viaggiava da una dimensione all'altra. E questo forse è dimostrazione che come impostazione narrativa c'è, funziona bene, ma magari il contesto live action non è, diciamo, il migliore per un adattamento del genere. Comunque, questo canovaccio narrativo apre a degli scenari molto interessanti che per ora sono solo accennati, ma che già emergono all'interno del trailer.
Innanzitutto si tratta, ovviamente, di un film comico che fa sua la cifra espressiva tipica delle produzioni slapstick. Con slapstick si intende quel tipo di comicità incentrata sulla fisicità dei corpi, che mette in secondo piano battute e gag verbali per dare completo spazio al linguaggio del fisico. Se non conoscete questo genere di film, potete tranquillamente recuperarvi i grandi classici del genere che vedevano come protagonisti Buster Keaton, Charlie Chaplin, i fratelli Marx, ma se vogliamo rimanere in Italia, anche Fantozzi. E Mario in questo trailer un po' Fantozzi lo è. Se nel teaser rimbalzava male sui funghi cadendo rovinosamente, non è che questa volta fa una figura tanto migliore. Qui prende una quantità invereconda di schiaffi da Donkey Kong, viene umiliato da un pesce smack e non azzecca un salto che sia uno, che poi insomma dovrebbero essere la sua specialità. Ecco, questo tipo di comicità è puro slapstick, una scelta coraggiosa ma appropriata. In fondo si tratta di un linguaggio universale che può essere apprezzato da tutti quanti, sia i più grandi che i più piccoli, e che se viene usato con intelligenza non risulta né volgare né banale. Non è un caso appunto che le produzioni anni 20 del cinema americano, che hanno visto come protagonisti delle icone dell'epoca, risultino ancora oggi godibilissimi. E nell'ottica di creare una pellicola adatta a tutte le fasce di età, la scelta è sensatissima. Certo, non mi dispiacerebbe trovare anche una comicità più articolata, dove le battute presentano più livelli di interpretazione, in modo che anche un po' i più grandicelli e scafati possano ridere di riflesso su battute che magari fanno ridere anche i più giovani, ma per altri motivi. Però, e questa è un po' una mia sensazione, non è assolutamente nulla di certo, credo che noi un po' più grandicelli, per non dire vecchiacci, troveremo il massimo godimento non tanto nella comicità diretta quanto nel citazionismo di cui è intriso questo secondo trailer e di cui parleremo fra pochissimo. Comunque, la scelta dello slapstick giustifica e contestualizza anche uno stile grafico che fa suoi dei modelli molto gommosi, dalle proporzioni caricaturali e dalle espressioni facciali sempre esasperate, tanto che nei momenti più concitati i lineamenti si deformano proprio. E dai, parliamo proprio di questo, un POV di Donkey Kong che prende a pizze in faccia Super Mario, la cui espressione facciale è completamente deformata dal dolore. Dai, non mi sarei mai aspettato di vedere una scena del genere in un prodotto ufficiale Nintendo dove Miyamoto è produttore esecutivo. Ricordiamoci che Nintendo è sempre stata iperprotettiva nei confronti delle sue IP e raramente ha permesso che venissero mostrati gesti del genere o messe in scena situazioni che rimandassero anche lontanamente alla violenza. Pensate che è la stessa compagnia che ha bandito il simbolo di vittoria di Mario quando prendeva le stelle. Però da quando Davide Soliani è riuscito a mettere in mano a Mario delle armi da fuoco, basando su questo concept un'intera serie non sviluppata direttamente da Nintendo, beh, direi che la musica è cambiata e spero che in futuro siano sempre di più le sperimentazioni uscendo dalla zona di comfort dei vari brand. E a proposito di sperimentazione, ho apprezzato molto la caratterizzazione dei personaggi, anche qui a tratti audace. Se Mario è imbranato al 100%, Daisy non è la principessa in difficoltà. Anzi, si dimostra essere, da quel poco che abbiamo visto, una delle figure più forti e risolute dell'intera produzione. In fondo si tratta di personaggi che hanno ben poca personalità, avatar molto spesso silenti e che in qualche modo andavano caratterizzati. Allo stesso modo però sono felice che i tratti caratteriali distintivi di personaggi come Bowser e Luigi siano stati centrati appieno e anche esasperati. Anche se non abbiamo ancora avuto il reveal completo del cast, devo dire che personaggi principali, comprimari e spalle comiche ci stanno, funzionano bene. E a questo punto parliamo del doppiaggio. Non essendo madrelingua inglese, è difficile capire le sfumature e le scelte stilistiche dietro ogni prestazione dei doppiatori, ma ci sono di sicuro dei vinti e dei vincitori. Seth Rogen per ora non è pervenuto, a meno che il suono dei suoi pugni non sia in qualche modo riconducibile a una performance attoriale. Ottima Anya Taylor-Joy, che stravolge sì il personaggio di Peach, ma conferisce il giusto tono a una figura femminile molto forte. Scatenato poi, come al solito, Jack Black, purtroppo assente in questo trailer, e i doppiatori di Luigi e Todd sono caricaturali il giusto, convincenti. Ma porca miseria, con Chris Pratt non ci siamo proprio. Non vorrei essere nei panni di Pratt, perché qualsiasi altra voce all'infuori di Martinet sarà comunque vista come quella di un usurpatore, ma la prestazione dell'attore sembra trattenuta e lontanissima dal personaggio. Certo, non si possono né pretendere né sostenere 2 ore di versetti, strilli acuti e frasi senza senso.
senso. Però il resto del cast ha dimostrato che comunque si possono correre dei rischi senza andare a stravolgere i personaggi, e Pratt non ha assolutamente provato a fare nulla di questo, e anzi si sente tantissimo l'attore ogni volta che parla Mario, e paradossalmente, o meglio, non me lo sarei mai aspettato, per ora mi convince molto di più il doppiaggio italiano rispetto a quello inglese, e non sarà un problema una prima visione doppiata in italiano. Per me solitamente è il contrario. Passiamo però al punto nevralgico del secondo trailer e di tutta quanta la produzione: il citazionismo e l'attenzione al dettaglio. E questo per me è un punto fondamentale, perché un film del genere deve essere in primo luogo puro fanservice. E seppur non sarà una pietra miliare del cinema d'animazione, questa pellicola mi dovrà ricordare ogni dannato secondo che sì, sto guardando il film di Super Mario. E mi sembra che la regia scelta da Illumination, almeno in questi primi due trailer, sia perfetta. Molto spesso le scene sono così affollate e dense di dettagli che per cogliere tutto quello che viene citato bisogna per forza di cose mettere in pausa la riproduzione e osservare con attenzione, frame by frame, tutto quanto. Ci sono già molti video che fanno l'elenco di tutti gli easter egg che sono stati trovati all'interno del trailer. Vi lascio in descrizione magari quelli riusciti meglio. Io non vi farò tutto il listone, ma se devo dire, ho apprezzato tantissimo le citazioni a Smash. Sia la posa dove Mario salta e carica il pugno, che ricorda chiaramente la key visual di Ultimate, sia quel piccolo scorcio dove si vede l'isola degli Yoshi, che mi ha ricordato tantissimo il filmato di apertura di Super Smash Bros. Melee. Per me questi sono dei veri colpi al cuore. E di dettagli del genere ce ne sono a bizzeffe, dal ponte degli Smack, preso dal primo Super Mario Bros., all'outfit di Peach, che è quello di Super Mario Kart Wii, senza parlare, vabbè, poi del segmento geniale, proprio l'apice massimo del fanservice, ovvero quello della Rainbow Road di Mario Kart. Proprio una cosa da sentirsi male, sono felicissimo. Ho apprezzato poi molto il fatto che si sia lavorato anche per aggiornare il render di Donkey Kong, cercando di conferirgli un aspetto più simile ai disegni dell'originale, così come la decisione di aver dato spazio, anche se in secondo piano, a tanti Kong ormai dimenticati nel tempo. E questo mi fa ben sperare per un film che sì, sicuramente riuscirà a omaggiare degnamente gli oltre 35 anni della storia di Super Mario, ma che magari riuscirà ad allargare il citazionismo a tutto il mondo Nintendo, anche verso quelle serie magari dimenticate nel tempo. Non è un obbligo, ma sarebbe un bel tocco di classe, anche perché qualche tempo fa un utente storico del canale diceva giustamente che l'aver chiamato il parco a tema Super Nintendo World e poi averlo reso in realtà incentrato unicamente sulla IP di Mario era stato un po' uno spreco. Ed è, magari potrebbe esserci il rovescio della medaglia in questo film. Una citazione F-Zero, una Star Fox, così, tanto per gradire. Io apprezzerei tantissimo. Quindi io sono rimasto colpito in modo estremamente positivo da questo trailer e mi aspetto tanto dal film di Super Mario. Ci sono perplessità? Bah, magari sì, lo stile grafico può non convincere tutti quanti, ma secondo me se si guarda quanto è stato proposto visivamente in ottica della comicità slapstick, tutto quanto trova il suo senso. Bisogna solo prendersi un po' di tempo per abituarsi allo stile un po' particolare. E allo stesso modo va bene il citazionismo, ma speriamo che accanto a questo ci sia anche una storia tra il voler rendere felice gli appassionati di lunga data e il proporre una storia coerente. Però insomma, ormai lo avete capito, io sono completamente in hype per questo film, ma sono curioso di sapere la vostra, vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, fatemi sapere i vostri pensieri su questo film, se magari questo video vi ha dato qualche spunto di riflessione, e soprattutto cosa ne pensate di questo format un po' talk, un po' spartano, ma anche più diretto. Non mi resta che darvi appuntamento a domani, torna il TG Poro. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Films, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! In fondo si tratta di un verbaggio.